Il mio primo pensiero va alla neoeletta seconda carica dello Stato, il senatore Ignazio La Russa, siciliano come me, cui mi lega un profondo rapporto di grande stima ed amicizia. Abbiamo svolto in contemporanea ruoli politici ma anche ruoli istituzionali, quando ero Presidente del Senato, lui Ministro della Difesa. Oggi è un momento particolare tra l'altro per la Sicilia perché in effetti si insediano il sottoscritto, ma in contemporanea un secondo presidente siciliano. Di questo credo che la Sicilia non possa che esserne orgogliosa. Per il resto, conoscete la legge che non mi consentirà di poter avvalermi immediatamente di assessori facenti funzioni, la legge del 2021, quindi lavorerò da domani come unico presidente della regione senza assessori. Ce la metterò tutta naturalmente, in attesa che si consumino i tempi procedurali. Lavorerò molto su questo, compatibilmente con quelle che saranno le emergenze quotidiane che possono toccare una regione come la Sicilia e tante altre realtà territoriali. E basta, sono abbastanza, preso da grande responsabilità, so bene il compito che mi accompagnerà, rappresenterò i siciliani, davanti al governo nazionale che si creerà tra poco, lo farò con fiducia, determinazione e rispetto reciproco dei ruoli. Immediatamente posso fare, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, dare un'occhiata immediatamente alle fasce deboli, subito dare dei segnali concreti. Questa è nella immediatezza. Poi esaminerò tutti i dossier naturalmente di tutti gli assessorati perché, ripeto, il mio compito è un compito di ordinaria amministrazione. Poi, se vi saranno delle emergenze, le affronteremo assumendoci le responsabilità di derogare dall'ordinaria amministrazione. Sono delle emergenze, non ci sottrarremo naturalmente, ci coordineremo con la Protezione Civile. In momenti del genere, secondo la mia cultura, non esiste il divario tra ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione. Non ci sottrarremo dalle nostre responsabilità dinanzi a situazioni delicate come momenti di sofferenza o momenti di disastro che stiamo vivendo. I tempi saranno i tempi normali della politica, come si stanno realizzando i tempi normali della politica nazionale. Quindi, ripeto, dovrò coniugare questo problema privilegiando in questo momento quelli che sono i compiti di impatto di quella che è l'amministrazione regionale, cioè l'interesse dei siciliani. Il tema della Giunta è un interesse importante, naturalmente, ma prima i siciliani, anche perché la Giunta faremo un buon lavoro, ma lo faremo nel rispetto dei tempi, perché accelerare significherebbe sottrarre del tempo ad altre emergenze, anche perché per la Giunta abbiamo delle scadenze, a medio tempo, non a breve termine.